qui e siamo tutti sindaci di Montevago questa sera. Tutti noi con la fascia tricolore siamo sindaci di Montevago. Ci identifichiamo con il sindaco di Montevago. Un sindaco, come un po' tutti sanno, oggi ha tantissime incombenze, tantissime difficoltà da affrontare nella sua quotidianità. Tutto si immagina, tranne che ricevere nel 2022, a 30 anni dalla strage di Capaci e di Via D'Amelio, atti di tipo intimidatorio o mafioso. È chiaro questo, giusto? Perché il proiettile è il simbolo di un'intimidazione mafiosa. In questi casi ci sentiamo tutti colpiti, tutti intimiditi, tutti con diciamo, il messaggio dell'intimidazione. Però alla fine è chiaro che oltre alla mafia, ma chi fa questi atteggiamenti fa mafiosi, naturalmente fa parte di quel contesto che la società emargina. E ringrazio le forze dell'ordine, tutte, che quotidianamente si attivano e controllano e lavorano con un profitto diverso rispetto magari al passato. La città che rappresento è solidale, è qui presente ed è qui a dire basta con questi sistemi, tanto noi andremo avanti, noi mettiamo al primo posto l'interesse della nostra comunità. Cara Margherita, la testimonianza di affetto, di vicinanza, di solidarietà, non soltanto mia come sindaco, ma dell'intera comunità di Ribera, la esprimo qua stasera, insieme a tutte le altre comunità rappresentate dai colleghi sindaci che siamo venuti con sentimento di partecipazione questa sera a dire Margherita, tu non sei sola, la solidarietà tutta di tutti noi sindaci, la forza che possiamo dare con la nostra presenza per dire a questi soggetti che hanno fatto questo gesto vile, questo gesto ignobile, questo gesto deprecabile, che devono stare ai margini della società, che non possono ancora pensare che con atteggiamenti del genere si possa fermare la buona politica, la buona amministrazione, la gente per bene, la gente onesta che si mette al servizio del proprio territorio, della propria comunità, soltanto per migliorarne le condizioni.